alleno nelle migliori palestre al mondo e oggi siamo qui. Shitech, che il tassista mi ha corretto dicendo Skytech. Ci ha detto andiamo da Shitech, lui Skytech. Ho detto Skytech, ok, Skytech. Dove? A Budapest. Di nuovo qui, visto che ci troviamo qui, a questo punto cercare di sfruttare l'occasione per andare nelle due delle migliori palestre che troviamo qui. Vi dico già che le mie aspettative sono medio-basse, semplicemente perché è una palestra commerciale, aperta 24 ore, quindi non lo so. Ho visto qualche foto, dovrebbe avere qualche attrezzo raro, ma vediamo un attimino come si evolverà. In realtà non si sa ancora niente. Se la palestra è ben attrezzata, questo video andrà nelle migliori palestre al mondo. Se invece fa schifo, creerò un nuovo format, le peggiori palestre around the world. Quindi adesso vediamo un attimino com'è questa palestra. Venite con me. Allora, c'è da dire che le aspettative erano basse, ma mi ha sorpreso molto. Ho già trovato 5-6 attrezzi rari, alcuni Nebula, Atlantis, Magnum, Cybex, vecchia scuola, c'è tanta roba qui. C'è addirittura questa pressa, anzi no, questo è uno squat guidato della Pendulum, che in Italia è introvabile. Quindi c'ha veramente tanta roba. Tanta roba. Ora vediamo, io non so cosa fare, sono indeciso se fare gambe oppure, non lo so, vediamo da questa parte. Prime, abbiamo tutta la linea Nautilus a carico libero, che è una linea abbastanza introvabile, questa qui. Questa ce l'ho nell'home gym, però a me è una replica, ma alla fine funziona uguale, però bella roba, c'ha bei attrezzi. Vediamo di qua. C'ha anche Panatta, Hoist, c'ha tutto. Ho appena trovato il miglior attrezzo per il dorso mai creato e mai esistito, che è esattamente questo qui. Questo è un Nautilus Lat Pull Down Explode. Non l'ho mai provato, da tutti i professionisti viene attribuito come il miglior attrezzo per il dorso. E quindi ho dovuto fare un leggero cambio di rotta, volevo fare le gambe, quindi ora inizio con il dorso, facciamo qualcosina per il dorso e poi magari proviamo qualcosa per le gambe, perché devo per forza provare. Andiamo all'assaggio e vediamo questo attrezzo che sto provando ad acquistare, ma non lo trovo da nessuna parte. È stupendo, ha un line of pull unico. Qui faccio 3 serie in ramping e una serie pesante, vediamo. Faccio giusto un'altra di riscaldamento, vediamo a 2. No, questo attrezzo è pazzesco, non potete capire. Questo si può simulare dal cavo alto con un braccio, però non sarà mai la stessa cosa. Qui tieni tutto il punto di tensione sul gomito, senti proprio assai. Bello, c'è bella roba. C'è pure un Nebula shoulder press, rarissimo, introvabile. Dopo proviamo per forza, anche se ho fatto le spalle ieri. Tutto l'ambiente è molto bello. Diciamo che da quel che ho letto dalle recensioni, questa è una palestra commerciale aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma attrezzi unici, tanta roba. E poi due ingressi, noi abbiamo pagato 5.900 maronna. Maronna. Bello, qua vi do un piccolo consiglio, questo si può simulare al cavo, però la differenza è non tirare verso il petto in questo modo, ma tirare verso il basso. Fateci caso, tac, qui riusciamo a sentire molto di più il dorso e soprattutto cerco di non ruotare, resto stabile e tiro in basso. Questa è l'ultima di riscaldamento e ora carichiamo. Ora facciamo quella pesante, se riuscirò a togliere il disco da qua. Comunque questa palestra ha tanta roba, mi ha sorpreso. Ha 3 colonnine per i cavi, un miliardo di attrezzi, tante varianti per ogni attrezzo. L'unico difetto, se così vogliamo chiamarlo, la linea rastrelliera dei manubri, per quanto è grossa la sala attrezzi, è corta, però ci sta, perché nel momento in cui
hai così tanti attrezzi, non serve avere una rastrelliera così gigantesca. Qui punto una semplice serie a cedimento. Adrenaline pumping through my veins, can't relax. Original, I am not the same as these cats. I sting them if they never ever mind and they beeswax. I don't ever cap, but I'm wearing like three hats. Never been a rat, but I know where the cheese at. You'll never. Fondamentale sulle ultime ripetizioni, mantenere lo standard dell'esecuzione. Non sporcate l'esecuzione pur di chiudere quella ripetizione. When the good news coming in on a day to day. Already know what's happening now. Devo comprare questo attrezzo. Questo ci serve. Scarichiamo gli attrezzi. Non facciamo come quello di prima, che ha lasciato tutto carico, ha detto no no. Allora mi sa che gli attrezzi per il dorso stanno da quella parte. Che cos'è questo? Ah, questo mi sa che è rotto. Ah, questo è rotto. Madonna, questo attrezzo, venite a vedere. Questo è un side lateral dell'Icarian, introvabile, degli anni 90. Questo lo stavo cercando, ma non si trova. È perfetto. Mamma mia, lo so. Ho già tre macchinari per alzate laterali. Però se trovassi questo lo comprerei ora, subito. Questo qua forse è un po' più interessante. Questa è una linea della hoist che probabilmente si inclina. Si chiama mid roll. C'è uno dietro di te, Miriam. Chissà, ormai. Vediamo. Sì, carino, carino. L'unico problema sarà il carico. Solitamente i pacco pesi hoist sono tutti un po' leggeri. Allora, attrezzo carino soprattutto perché sposta l'angolazione del corpo, quindi mi porta a tirare un più in basso. Qui farò semplicemente già subito una singola serie con tre rest pulls. Quindi parto cercando di cedere tra 8 e 10, 15 secondi, cedimento, 15 secondi, cedimento, 15 secondi, cedimento. E chiudiamo. Come vi ho detto, in questa serie, almeno per ora, l'obiettivo è quello di provare più attrezzi, darvi dei feedback degli attrezzi rari delle palestre, così magari se venite qui da queste parti c'è il mio bollino Jans Coach Approved di qualità. Poi devo creare una cosa del genere, che approvo le palestre. Tipo la guida Michelin, la gambero rosso, guida Jans Coach. Carino, carino questo attrezzo, vediamo cosa ne esce. Like 0 degrees, I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary guy, let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget my peace. You take the west, I'll take on the east. I'ma put him in a cage, never let out the. Let out the. I hear him chatting the noise. Move too quick, can't stop for the talking. 15 secondi, cedimento di nuovo. Allora sto pensando a quell'attrezzo. Mamma mia. Secondi senza strap, se è tosto, ma va bene. Vedi, usare queste tecniche di densità ti aiutano anche ad accorciare molto l'allenamento. Ovviamente nel lungo termine diventa difficile, però in questi periodi estivi dove uno non vuole stare tanto tempo in palestra, è giusto compromesso tra stimolo, mantenere i risultati e non stare 2 ore in palestra. Secondo esercizio andato, ora devo provare questo attrezzo qui, che è quello lì che ho provato ieri in un'altra palestra, ma questo è a carico libero. Qui farò semplicemente direttamente una serie con isomix, quindi mischiando le ripetizioni. Partiamo con 25 e vediamo. Per fare esercizio c'è quello sul tapirulan che ti fissa, fare esercizio faccia a faccia con lui.
Mantengo un braccio in tensione, faccio 5. Mantengo. Ora quante ne escono insieme? È pesantuccio, questo è un profilo di resistenza strano perché in contrazione diventa più pesante, quindi tutta la prima fase la fai bene, poi qua pesa molto di più perché giustamente sposti il carico in su, però ci sta, forse ora ho ricambiato idea, non vorrei questo attrezzo, va bene quell'altro. Recupero, qui per voi sarebbe interessante farne tre serie così, così come ho fatto, 5, 5, quante ne escono insieme. Io ora cambio perché voglio provare altri attrezzi. Proviamo ora quell'attrezzo Nebula raro, vieni. Eccolo qui, guarda qua. Questa è una linea estremamente rara che ora è diventata Arsenal Strength, però prima era Nebula. Mamma, tanta roba. Dovrei alzarmi un po' o abbassare la presa. Mamma mia. Questo attrezzo qui spesso vedete Chris Bumstead che si allena. Mamma mia, è unico, perché va a convergere un poco, quindi toglie tensione dai tricipiti, ma è qualcosa di pazzesco. Chris Bumstead in ogni allenamento per le spalle fa o questo o distensione con i manubri. Però l'hanno messo un po' in un posto di merda. Sì, l'hanno un po' escluso, non hanno capito il potenziale che c'ha. Faccio... Stupendo, stupendo, mamma mia. Questo è un power squat della Pendulum. Questo sta... Ah, c'è pure un cane che gira per la sala. Il cane anabolico, vieni a vedere. Cane anabolico. Raga, ho trovato un cane anabolico. Ah, non mi è cagato proprio. Hello darkness, my old friend. Vediamo se riesco ad entrare. Ok, si stacca. Si toglie i fermi. Ci sta. Mamma mia, e che cos'è? Bellissimo, bello, bello, bello. Questo sicuramente avrò nella mia palestra. Bello, 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 bello. Stava la blackout, sì. Questa è tanta roba, puoi caricare tanto, guarda qua. Tre leve di carico, ovviamente a seconda di dove metti è più pesante o più leggero. Tipo qua riesci a caricare di più rispetto a qua. Cane anabolico. Dove sta? Eccolo là, c'era il bulldog. Ah, ma qua entrano con i cani e tutto, bello. Aspetta, il bulldog. Ah, quelli vengono con i padroni qui. È bello però come cosa. Sì. Però basta che non cagano per terra. Se è vero ma giusto. E qui abbiamo il famoso ed introvabile, rarissimo pendulum squat dell'Atlantis. Questa è tanta roba. Questo lo devo provare assolutamente. No, noi ce l'abbiamo panata, questa è Atlantis. La pedana è molto più inclinata, il carico è posizionato dietro. Lo schienale è molto più lungo rispetto a quello panata. Madonna mia. No, ma io non torno in Italia. Mo mi trovi qui che dormo qua, solo questo attrezzo, mi trovi così che dormo. Mi sveglio e faccio una serie. Vedi qua. No, no, è roba da pazzi. Questa è roba da pazzi. Ci sta, ecco perché è raro, introvabile e costa un botto. E chiudiamo con i polpacci in questo attrezzo molto carino e anche abbastanza raro. È un piccolo gioiellino compatto e perfetto. Veramente tanta roba. Qui ho fatto 5 serie da 20. Mantenendo anche uno stretch nella fase finale. C'è da dire che questi mi hanno superato. Hanno 5 leg extension.
una panata, due hammer, tre hoist, Sartrak, Cybex e c'è anche un'altra lì. Cinque. Vabbè, ma noi una, al massimo due. Ora ci serve un'altra per arrivare a due. No, no. E qui abbiamo una delle migliori leg curl in assoluto, Prime, a pacco pesi, dove puoi cambiare il carico, nel senso rendendo il carico più pesante in contrazione o in allungamento. Pazzesco questo attrezzo. Qui abbiamo una super incline che stavo valutando di acquistare. E ora vediamo un attimino se comprerò o non comprerò questo attrezzo in live. Allora, il vantaggio di questa è che è una via di mezzo tra una spinta inclinata e caduta la sfaccimma del cellulare. Il vantaggio è che la Super Incline è un ibrido tra una distensione sopra la testa e una spinta inclinata. Quindi andiamo molto di più sui fasci clavicolari, però toccando anche un po' di più il deltoide anteriore. È un buon attrezzo. Se avessi spazio in più sicuramente lo acquisterei, ma ci sono scelte migliori, anche perché è molto specifico acquistare un attrezzo del genere che occupa poi uno spazio di un altro attrezzo. Vabbè, sta parlando quello che ha 8 chest press. Ragazzi, qui è Giancarlo del futuro che vi parla da un altro attrezzo raro. Non si sa né come né perché il filmato della parte finale del workout è sparito dal nulla, è evaporato, è disintegrato. Quindi ora vi faccio un piccolo riassunto. Aspettative basse per questa palestra, ma tanti bei attrezzi che pian piano sto cercando di trovare. Infatti vi spoilerò già, questo qui l'ho trovato. Come sempre, spero vi sia piaciuto questo video. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video, perché usciranno tante altre belle puntate. Ciao.